Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. È meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se un tuo fratello pecca, rimproveralo. Ma se si pente, perdonagli. E se pecca 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ti dice mi pento, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Prendiamo un giornale oppure un libro e cerchiamo una frase e seguiamola fino al punto che dice che la frase è finita. Guardiamo quel puntino e consideriamone la grandezza. È veramente piccolo, è quasi irrilevante, un segno grafico molto piccolo. Ebbene, il seme della senape è ancora più piccolo di quel puntino sul libro. Il seme della senape è ancora più piccolo di quel puntino sul giornale. Eppure il Signore oggi nel Vangelo ci dice che basta fare una cosa piccola, piccolissima, come il seme della senape, che è più piccolo del puntino che troviamo sul libro al termine di una frase, per fare qualcosa di importante. Il Signore oggi ci dice, il Vangelo oggi ci suggerisce per la nostra vita, sempre alla ricerca di cose grandi, impossibili, difficili, ci suggerisce invece il Vangelo di fare cose che sono alla nostra portata, piccole, più piccole del puntino che c'è al termine di una frase sul libro, come il granello di senape. Quella piccola, piccola cosa è capace di produrre grandi frutti. Ciascuno di noi può individuare nella sua vita, nelle sue relazioni, nel suo rapporto con Dio, nel suo rapporto con la verità, può individuare un puntino sul quale agire per fare frutto. Questa è veramente una buona notizia. Questo è veramente un momento di Vangelo.